fin dall'inizio dei tempi si aggira tra la gente lo spirito di menzogna. Nella prima stagione dell'umanità aveva il tratto del serpente che ha sedotto Adamo ed Eva, convincendoli a trasgredire il precetto del Signore. Ma in tutte le epoche si aggira lo spirito di menzogna. Quale forma assume oggi? In quale modo questo spirito di menzogna vuole sedurre questo nostro tempo? Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con lo splendore delle loro opere, con la grandezza delle loro scoperte, con la persuasione della loro potenza. Esaltano le opere che hanno costruito e si lasciano convincere di essere invincibili, di aver buone ragioni per essere orgogliosi. Forse qualcosa di questa tentazione si è insinuata anche tra i discepoli di Gesù che esaltavano il Tempio di Gerusalemme, dicevano che meraviglia, come una opera che non temesse il tempo, che non temesse la distruzione. Ma Gesù li smentisce. Ecco, tuttavia ogni epoca conosce questa tentazione, quella di poter affermare la propria potenza, quella di guadagnarsi una fama imperitura, quella di realizzare opere che saranno indistruttibili. Così lo spirito di menzogna può sedurre il nostro tempo con l'insinuazione dell'orgoglio. Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con angosce e paura. Insinua nella gente di questo tempo la persuasione che siamo alla fine del mondo, che tutto sta per cadere in rovina e d'altra parte che si nasce solo per morire e che tutto è destinato a nulla. Lo spirito di menzogna convince uomini e donne che non vale la pena di impegnarsi, non vale la pena di costruire, tanto tutto sarà distrutto. Non vale la pena di impegnarsi in legami d'amore, di amare la vita e generare vita, tanto ogni sì è destinato a diventare un no e ogni legame è destinato a spezzarsi. Ecco, lo spirito di menzogna seduce la gente con la disperazione. E lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con la persuasione della irrilevanza di Dio. La gente è catturata dalla fretta e chi ha più tempo per pregare? La gente è affascinata da infinite proposte, notizie, spettacoli, attrattive. Come si fa a sentire un desiderio di incontrare Dio quando si è così distratti? La gente, come dice il Vangelo, è indotta a disprezzare, a deridere, addirittura ad odiare coloro che si dichiarano discepoli di Gesù. Un contesto sfavorevole fa raffreddare l'animo, l'amore di molti. Lo spirito di menzogna seduce la gente con la persuasione che la forma più alta di intelligenza sia lo scetticismo e che le persone
più intelligenti, più importanti e più popolari sono quelle che non credono a niente e che non hanno bisogno di Dio. Lo spirito di menzogna seduce la gente insinuando l'indifferenza e lo scetticismo. In questa pagina del Vangelo e nelle altre pagine proclamate c'è però un invito che Gesù rivolge, che Paolo rivolge, che Isaia rivolge ai loro rispettivi destinatari e che tutti rivolgono a noi. Badate che nessuno vi inganni, dice Gesù. Vi preghiamo, dice, scrive Paolo, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente. Nessuno vi inganni in alcun modo, scrive Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. È il tempo d'Avvento, si apre dunque con l'invito a vigilare per non essere vittime dello spirito di menzogna. E più uno presume di essere informato, di essere aggiornato, di sapere veramente come stanno le cose, più è facile che sia vittima dello spirito di menzogna. E come potremo liberarci dunque dalle sue seduzioni? Forse tutto si può riassumere con una parola che Dio mette sulle labbra di Isaia. Isaia dice: ascoltate, se cercate un consiglio per vivere l'Avvento, la prima parola è questa: ascoltate. Ascoltate, perché il Signore vi parla, perché il Signore è vivo. Ascoltate, quindi significa ascoltate e quindi state in quel silenzio pensoso che lascia spazio alla parola, in quel silenzio raccolto che si rivolge attento al Signore che parla e crede che la parola del Signore sia l'aiuto necessario per non lasciarsi sedurre dallo spirito di menzogna. E nel chiasso, nel disordine, nella frenesia delle cose da fare e nella distrazione che insegue ogni novità, non puoi accorgerti che c'è una parola vera, buona, affidabile per te. Ascoltate, cioè coltivate il silenzio pensoso. Ascoltate, cioè accogliete la parola amica come una compagnia che permette di distinguere il vero dal falso, distinguere quello che si deve veramente temere e quello che invece si deve sperare, quello che promette illusioni e quello che promette pace e salvezza per sempre. Ma questa parola non è una proclamazione soltanto pubblica o generale. Ascoltate, cioè rendetevi conto che la parola è rivolta a te personalmente, a me personalmente, ed entra nelle profondità della nostra vita e interroga il nostro modo di pensare, il nostro modo di sperare, il nostro modo di vivere le paure, il nostro modo di vivere le feste. Prendete coscienza che di fronte alla parola di Dio non si tratta di ricevere qualche buona nuova idea, non si tratta di avere qualche buona nuova esperienza, ma si tratta della vita, della mia vita, della tua vita. Si tratta della vocazione, perché voi ascoltate e rendetevi conto che il Signore chiama, il Signore si rivolge a ciascuno
e aiuta ciascuno a interpretare la sua vita come vocazione. Ascoltate, perché il Signore vi parla come con una promessa. Ascoltate, perché il Signore vi dissuade dalla disperazione, dal sentire come l'inutilità della vita perché è destinata al nulla. Ascoltate, il Signore vi chiama a guardare al futuro come a un incontro da attendere, come a una speranza da coltivare, a una promessa affidabile. Ascoltate, cioè lasciatevi aprire alla speranza e siate testimoni di speranza per questa gente troppo facilmente vittima dello spirito di menzogna. Dite la verità, dite che noi siamo fatti per vivere in Dio, per vivere la vita di Dio. Dunque, questo è il suggerimento per un programma di avvento. Ascoltate il silenzio pensoso, ascoltate la risposta alla chiamata personale, ascoltate, ricevete la promessa affidabile, la speranza di cui dovete essere testimoni. Thank you.